Fernando Arrabal, dalla pietra della follia, City Lights Italia 1997. Ammalato, malato, malato, maschio, maschio, male, male, mia, marcio, marcio, ma, maestro, 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 maestri, maestra, malato, malato, mangiare, mandato. Ammalato, sfortuna, male, malore, raggiro, mandibola, mandare a chiamare, mandavo, mando, mia, male, mamma, sindaco, maggiore, ma sta, male, malato, malati, malato. Ammalato, marzo, Maria, Marocco, mania, marmotta, marmitta, massare, massacro, martire, mascotte, maschio, male, mia, maggio, maggio, maestro, maestro, maestra, malato, malato, mamma, mamma, male. Ammalato, sfortuna, sfortuna, mandato, mangiare, male, mia, mandare a chiamare, mandavo, mia, male, mamma, me, maestri, 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 mamma, mamma, mandibola, male, malato, mamma, 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 male. Alejandro Jodorowsky, dalla Scala degli Angeli, City Lights Italia 1999, compassione. Colui che conosce i suoi limiti sente la sofferenza della parte illusoria che aspira a dissolversi nella realtà del tutto. Impara allora a distinguere le illusioni positive da quelle negative. Quelle positive lo avvicinano a dissolversi nel tutto e lo conducono all'estasi. Quelle negative separano sempre più l'individuo dal tutto e lo conducono all'angoscia. L'essere cosciente dei suoi limiti offre il suo livello di comprensione a coloro che, non riuscendosi a liberare dalle loro illusioni negative, invece di procedere verso la salute, sprofondano nella distruzione. Questo stato di distruzione lo danneggia perché significa la sua stessa distruzione. Ciò che succede all'altro sta succedendo a lui stesso. La malattia del mondo è la sua malattia. La sua compassione non cesserà fino al momento in cui tutti gli esseri del mondo non cesseranno di distruggersi e non vivranno nell'estasi per dissolversi nel tutto. Colui che ha viaggiato fino alla frontiera dove si dissolve il testimone, per il quale le cendri dell'uomo incenerito con un tarocco nella mano sono più consistenti del corpo del morto che il vivo, si pensa, triste, contempla l'agonia del timoroso abitante della ragione, la cui intera occupazione è l'infecondo sforzo di esistere. Quella compassione che precede il rifiuto, la legge, insaziabile divorare, solo può darla colui che è stato capace di lanciarsi nell'abisso per tornare a metà con i fini ripassi, camminando accanto all'Eterno e la pace trasmettere che nasce dall'assenza del mezzo.